Un successo importante per la squadra, per la società, per i tifosi. Cantù supera in casa Bologna 94-87, conquistando così la quinta vittoria stagionale in 10 partite disputate. Padroni di casa sempre avanti in ogni frazione, con un vantaggio di 12 punti all'intervallo. Il risultato di ieri è stato dedicato all'ex direttore sportivo Pierfrancesco Betti, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Un lutto che ha sconvolto tutto lo staff bianco-blu. Tornando al match, è soddisfatto coach Marco Sodini. Ci tengo a fare i complimenti, oltre che alla mia squadra, anche a Bologna. La classifica della Virtus è bugiarda, ha detto. È una formazione allenata bene. Voglio fare una menzione particolare poi per Jamie Smith, perché di lui si parla troppo poco. Ieri sera è stato estremamente concreto. 13 punti, 8 assist, ma soprattutto più 16 di plus minus. È stato davvero bravo a restare lucido fino alla fine. Dedico ancora una volta la vittoria a Pierfrancesco, conclude Sodini. Adesso non voglio andare a Milano per fare lo spettatore. La Pallacanestro Cantù tornerà infatti in campo domenica 17 dicembre al Forum di Assago per l'attesissimo derby contro l'Olimpia Milano.